Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Phil Rugby. Buongiorno ragazzi. Ragazzi, oggi è grande giorno del derby di ritorno. È il derby di ritorno, ragazzi. Zebre contro Benetton, ragazzi. Italia, ragazzi. Oggi è il derby di San Silvestro, dell'ultimo dell'anno. Una settimana fa allo Stadio Munich ho vinto il Benetton. Oggi io dico che vincono le zebre, zio. Se mi stai chiedendo il pronostico, allora. Allora, sabato scorso ho visto una brutta partita delle zebre. Sì, sì. In casa si vorranno riscattare, mi auguro, per cui oggi tifo zebre, ragazzi. Forza zebre. Pronostico 1. E uno è pronostico. Pronostico vittoria anche di un punto, ma vittoria delle zebre. Forza zebre. Forza zebre. Ragazzi, sono le 11 da Milano, adesso partiamo, la partita è alle 13.30, quindi un'ora e mezza arriviamo a Parma, in quel di Lanfranchi. Ragazzi, oggi ci sarà anche un ospite a sorpresa, ragazzi, quindi siete pronti, siete carichi? Tu sei carico? Beppe? Zio, carichissimo! Dai! Ma il tuo pronostico non ce l'hai detto. Il mio pronostico è vincono leoni. Anche stavolta i leoni, il Benetton. Va bene, dai. Dai ragazzi, andiamo! Eccoci qua ragazzi, arrivati, guardate dietro lo stadio. Gesem. Ragazzi, manca più o meno 3/4 d'ora all'inizio della partita. Eccolo qua, adesso entriamo. Ragazzi, guardate l'ospite a sorpresa che abbiamo qua, il mitico Dan Patrag. Com'è Dan? Benissimo, sono veramente felice di vederti, sono felice di essere qua, la mia prima volta a Lanfranchi. La prima volta? Non eri mai stato? A Lanfranchi non ero mai stato, io abito da tanto all'estero, esatto. Sì, sì, è bello però, bello. Com'è il pronostico tuo oggi, Dan? Pronostico, io dico Treviso di 10. Di 10, però partita bella, com'è? Pochi punti, tanti punti? Ma secondo me oggi sarà più, perché avranno fatto i compiti per casa anche le zebre settimana scorsa, onestamente un po' deludenti. Secondo me oggi verranno con un'altra mentalità, e l'ultima dell'anno, anche un trial per la nazionale. Vediamo, tanti azzurri oggi in campo. Sono d'accordo, te Beppe dici ancora zebre vincitrici? Sì, ho cambiato idea. Ancora zebre, dai, secondo me si vorranno riscattare, quindi speriamo. Però sono contento anche io di vedere in campo tanti nazionali, visto anche con la futura regola che sono imposte le franchigie di far giocare più azzurri, quindi spero che sia una partita per entrambe positiva. Va bene, allora Dan, tu come sempre sei nella postazione, telecronaca live da Lanfranchi. Facciamo la live con la community, dai, una bella roba. Bello però avere tanti creatori di contenuti che vanno in giro per promuovere il rugby come te. Certo. Sono veramente, veramente felice di vederti. Anch'io sono contentissimo, manca solo Otto all'appello. Otto, ti salutiamo. E niente, grande piacere, Dan. Ragazzi, sono qua con grande calcio, ha vinto Todo Rugby. Grande calcio. Hola amigos,
Visto che sei qua devi mostrare anche... È vero, è vero. Com'è? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Aisha, la grande Aisha che è la new entry del 2022. C'è anche l'altra, no? Eh? L'altra ragazza. C'è l'Ilaria che oggi aveva catechismo, non è potuto venire. Okay. E al pomeriggio aveva pianoforte, quindi non riesce. Però noi siamo qua perché lei gioca anche a rugby, quindi brava giocatrice. Cazzo, ti chiedo solo il pronostico di oggi, del derby. Secondo me il pronostico è vincerà la Benetton, sì. Però questa volta ci sarà delle zebre all'altezza, dunque peggio della settimana scorsa come atteggiamento penso che non ci sarà, ci sono diversi cambi, quindi le zebre saranno comunque a dire la sua, però la Benetton è la Benetton. Esatto. Grazie mille Caccio per questa mini intervista e buona partita. Vamos Argentina però, vamos con il football. Vamos Pumas. Mamma mia, neanche 5 minuti zebre a segno. Incredibile, altra meta delle zebre. Trulla, trulla, meta ragazzi. Errore del Benetton nei 22 delle zebre. Scusate, stavo mangiando. E niente, intercetto di Trulla. Meta, si è fatto tutto il campo correndo e... Oggi è il giorno, eh. Oggi è il giorno delle zebre, l'ho detto ragazzi. Ragazzi, incredibile, 7 minuti 14-0 per le zebre. Ragazzi, trentesimo, prima meta del Benetton, Giuliani se non erro. Sì, è un Benetton che finalmente riescono ad arrivare in meta. Non erano mai stati quasi nei 22 delle zebre, quindi... Quindi primo attacco, prima meta, 14-5, vediamo se trasformano. Sì, non un buon segno per le zebre, vedremo. Ragazzi, rosso per Pani, un rosso giustissimo. Sì, un rosso meritato per un placcaggio dove ha ribaltato l'avversario, purtroppo un placcaggio davvero pericoloso. Un rosso che ci sta tutto, purtroppo, per le zebre. Quindi le zebre dal 32esimo giocheranno in 14, uno in meno. Adesso vediamo se Benetton riuscirà a recuperare e a vincere questa partita. Sì, adesso la vedo diversa la partita, sinceramente, vedremo. Ragazzi, Treviso passa vantaggio, Ruzza sì. Con una grandissima meta con una Veronica, ragazzi, 21-19 e Benetton la recupera. E intanto qua dietro c'è il grande Dan Pat Rugby con la live, eccolo qua. Mamma che meta del Benetton, ragazzi, mamma mia. C'è qui il nostro amico Dani. Il nostro amico Dani, direttamente dalla live che beve una bella birretta. Meta di Menoncello, ragazzi, adesso Benetton punto di bonus. Basta. Sì. Mancano 10 minuti la portata a casa, si può dire. Forse dai. Scendono i titoli di coda su questa gara, non lo so. Per le zebre la vedo veramente difficile adesso. Benetton ha realizzato le 4 mete, punto di bonus per loro. Adesso gestiscono la partita, sicuro. Sì, anche perché per le zebre la cosa, secondo me, adesso che potrebbero fare è cercare di restare vicino a punteggio e cercare di prendere il punto di bonus difensivo. Sinceramente, marcare altre 2 mete per prendere un altro bonus o perché cercare di vincere mi pare difficile, ecco. In 14 uomini.
Ma che meta ha fatto Ruzza, Beppe? Sì, sembrava stanchissimo e invece fino all'ultimo proprio. Guerriero Ruzza adesso, Benetton ha raggiunto quota 40 ragazzi, partita finita perché manca un minuto. E Benetton si porta a casa 5 punti e sempre di più nei playoff sono, no? Sì, sempre più vicini, adesso avrà due sfide importanti perché giocherà con Ulster e poi con Munster. Eccoci ragazzi, è finita la partita, 40-17 per gli ospiti. Dan, le tue impressioni? Le mie impressioni sono che le Zebre secondo me hanno sprecato una bella occasione, perché erano in doppio vantaggio e si sono trovate due volte nei 22 di, forse anche di più di due volte nei 22 di Treviso, e lì dovevano segnare la terza, poi sarebbe stato difficile. È ovvio che quell'azione di Pani ha girato tutta l'inerzia della partita. Io pensavo che le Zebre, quasi abituate a giocare in 14, magari tiravano fuori il cilindro dal il coniglio dal cilindro e il cilindro dal coniglio, e invece no, alla fine Treviso è salita di forza, anche grazie poi a delle prestazioni individuali importanti. Mi viene in mente su tutti Federico Ruzza, ma ad esempio qua vedo anche Seb Negri festeggiare con i tifosi, altra grande partita, insomma. Beh, tanti spunti interessanti, dai, tanti spunti. Quindi Ruzza migliore in campo? Ah, per me oggi veramente indiscutibile, ma veramente indiscutibile. Tra l'altro aveva anche il fardello aggiuntivo di essere capitano, oggi ha dimostrato di essere per l'ennesima volta un world class player, se ce n'è uno. Un leader, esatto. Te, Beppe, sì. Migliore in campo? Sì, indiscutibilmente, anch'io direi Ruzza. E partita che, come ha detto Dan, è stata viziata dal rosso nel primo tempo di Pani. Partita che poteva andare diversamente, probabilmente anche quel calcio, dicevamo, a fine primo tempo delle Zebre, io lo avrei cacciato fuori e cercato di fare meta con magari una maul per tenere un po', insomma, di vantaggio, però poi vabbè, la Benetton è venuta fuori. Oh, hai imparato a dirlo! La Benetton è venuta fuori, sappiamo insomma le skill di alcuni, di tanti giocatori che hanno loro. E vittoria meritata, si chiude un 2022 povero per le Zebre, perché in questa stagione non sono riuscito a cogliere nemmeno una vittoria per adesso, cioè nel 2022. 4 punti però, dai. Sì, 4 punti che sono arrivati all'inizio, tra l'altro, esatto. Poi dopo niente. Però mi auguro che si possa, che concludano la stagione con almeno una vittoria, qualche vittoria, insomma. Ragazzi, il derby di San Silvestro è terminato, ha vinto Benetton. Oggi gli abbiamo insegnato a sti milanesi come si pronuncia. No, ma tu ci bacchetti sempre, quindi arriverà il giorno che lo diremmo senza fare errori. Ragazzi, un saluto da Fir Rugby. Da Pat Rugby. E Beppe. Dallo stadio Lanfranchi è tutto, ragazzi. Buon anno. Ciao. Eccoci qua, ragazzi. Sono circa le 18, sono arrivato ora nella mia umile dimora. E ragazzi, anche oggi il Benetton ha vinto questo, il derby di ritorno, ha vinto anche il derby in quel di Parma. Mi dispiace per le Zebre che in queste due partite sono uscite con 0 punti, quindi neanche con un punto né offensivo né difensivo, ma sono contento anche per il Benetton che, diciamo, è uscito con 10 punti in queste due partite, quindi è in piena corsa playoff. Questa è stata veramente una giornata indimenticabile, perché oltre ad assistere a una bellissima partita ho incontrato tanti di voi che mi seguono sul canale, ho incontrato finalmente Dampat Rugby, ho incontrato Cacio che è l'admin di Todo Rugby, poi ho fatto la foto, ho parlato con tantissimi giocatori, e questo veramente, ragazzi, mi rende molto felice. Molto probabilmente, ragazzi, ci vediamo a Monigo il prossimo 7 gennaio, che ci sarà appunto Benetton contro Ulster, gara della URC. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, ragazzi. Se è così, mettete mi piace, condividetelo, commentate, ragazzi, iscrivetevi, ragazzi, perché è veramente importante, vi ringrazio di cuore. Ma restate ancora qua, ragazzi, per altri 30 secondi, perché adesso vi mostrerò delle foto che ho fatto in questa indimenticabile giornata. Per oggi è tutto, ragazzi, alla prossima.